trovati. Oggi vi propongo un secondo piatto a base di pesce. Si tratta dei filetti di salmone glassati al miele e sinapo. Passiamo subito a elencare gli ingredienti per questa ricetta. Per realizzare questa ricetta per due persone occorrono due bei filetti di salmone freschi, poi due cucchiaini belli colmi di miele. Io sto usando un miele biologico di bosco aromatizzato ed è dell'azienda agricola biodinamica La Raia. Poi occorre della senape, quanto basta perché va velata sopra, 40 g di burro, mezzo arancio di cui utilizzeremo il succo e la buccia grattugiata di un arancio intero. E poi 2-3 cucchiai di vino bianco secco. Prendiamo metà del burro e lo andiamo a mettere a sciogliere in una padella, solo metà. Poi prendiamo la nostra senape e andiamo a fare un velo proprio sul nostro salmone, in tutti i due lati. Andiamo a prendere i nostri filetti di salmone e li andiamo a depositare nel burro e facciamo rosolare. Abbiamo fatto una leggera rosolatura in ambi i lati, adesso sfumiamo col vino bianco. Alziamo la fiamma e lasciamo evaporare. La cottura è molto veloce. Regoliamo di sale. Poi mettiamo la buccia grattugiata dell'arancio. Aggiungiamo il succo dell'arancia. Mezza, eh? Poi il burro freddo a tocchetti. E due cucchiaini di miele. Guardate che bel colore. È buonissimo perché è molto aromatico e va benissimo anche per il pesce e la carne, oltre che per i dolci. Adesso dobbiamo smuovere la padella così, fino a che si sarà addensata la cremina e il nostro piatto sarà pronto. All'incirca ci vuole fra tutto una decina di minuti, è proprio un piatto veloce e buonissimo. Ecco il mio filetto di salmone, è glassato con miele e senape, è pronto. Mi raccomando, quando mettete il fiocchetto di burro a freddo nella padella e inserite gli altri ingredienti come il miele e l'arancio, dopo muovete in modo orizzontale la padella, quando vedete che inizia ad addensarsi spegnete, perché se lo fate andare oltre poi il miele caramellizza. Ok? Adesso versiamo la nostra salsa sul nostro filetto. E poi mettiamo un po' di scorza d'arancio. Ecco, il piatto è pronto e finito. Se vi è piaciuta questa ricetta mettetemi un like e seguitemi sul mio canale YouTube. Se poi volete tutte le notifiche delle ricette basta azionare la campanella vicino alla scritta iscritti. Ciao, alla prossima e buon appetito!